Siamo al Museo della Scienza e della Tecnologia e una delle collezioni, sicuramente più importante, è la collezione navale, all'interno della quale ci sono i grandi oggetti del museo. Nel 2005 abbiamo portato il sottomarino Toti, ma in realtà l'oggetto più grande e più importante è indubbiamente il Conte Biancamano, che è un transatlantico che ha viaggiato dal 25 fino agli anni 60 per gli oceani del mondo, e poi in un qualche modo recuperato e portato a Milano. Ovviamente non tutto, solo una porzione di circa 1.000 tonnellate. E noi in questo momento ci troviamo proprio all'interno della plancia di comando, nella quale troviamo diversi strumenti, dal timone ai telegrafi di macchina. Il transatlantico però non è costituito solo da dei comandi e una plancia, è costituito da cabine. Noi conserviamo alcune delle cabine di prima classe di stato maggiore del comandante, ma soprattutto abbiamo un ambiente molto particolare che è la sala da ballo di prima classe. Il transatlantico aveva diversi ambienti comuni alle varie classi e questi ambienti venivano decorati da grandi artisti per cercare di far passare un po' il tempo. Il Biancamano è diventato proprio famoso perché fu riallestito da 10 scuole di architettura italiana, tra cui Righi e il Mascherini, che decorarono proprio questo grande salone da ballo. Il Mascherini fece un fregio in stucco plastico che doveva in qualche modo illuminare chi danzava con una sorta di pioggia di luce, mentre il Righi nascondeva delle applique che servivano per dare una luce ambientale. Chiaramente tutte queste decorazioni che ricoprono tutta la nave, servivano proprio per far sì che l'ambiente fosse meno monotono possibile e quindi il viaggiatore potesse decidere anche di tornare a fare dei viaggi a bordo del transatlantico Conte Biancamano. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha tra le sue funzioni principali la conservazione del patrimonio storico. Ogni necessità conservativa dei nostri beni viene valutata internamente e successivamente viene programmata secondo criteri in linea con il metodo di restauro scientifico contemporaneo e criteri di sostenibilità. Ogni operazione di conservazione viene realizzata in accordo con i funzionari della soprintendenza di riferimento. Il museo sviluppa attività di ricerca in molti degli ambiti in cui opera e uno di questi è proprio la conservazione dei beni, lo studio dei materiali costitutivi delle nostre collezioni e come poter mantenere in buona salute, questi materiali. Da anni collaboriamo con accademie, scuole d'alta formazione e università che impartiscono insegnamenti di restauro, che abilitano alle professioni della conservazione riconosciute dal Ministero della Cultura. Quello della conservazione è uno dei campi in cui scegliamo l'apertura a progetti di formazione perché da un lato ci permette di avere interlocutori ad un altissimo livello di specializzazione e dall'altro permette agli studenti di lavorare a contatto e a confronto con tutte le professioni museali. Inoltre permette agli studenti di essere posti di fronte a oggetti veri e a materiali e beni culturali abbastanza non convenzionali. Abbiamo notato nel tempo che questo tipo di materiali e questo tipo di beni sono di grandissimo interesse, specialmente tra i ragazzi e le ragazze più giovani. Visto il crescente interesse, il museo cerca sempre di aprire sempre di più alla ricerca e di creare delle reti che coinvolgano più stakeholder alla volta attorno al patrimonio scientifico e tecnologico. Siamo all'interno del padiglione navale del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e in particolare nel Salone delle Feste del Transatlantico Conte Biancamano, nel quale con gli studenti della Scuola di Restauro di Brera stiamo affrontando il restauro dei pannelli decorativi che sono disposti lungo le pareti. Le opere d'arte contemporanea spesso offrono delle opportunità e degli spunti di ricerca che sono per noi di stimolo. Per cui stiamo cercando di ragionare mettendo l'opera d'arte al centro del nostro interesse e coinvolgere anche altre
materie del corso di restauro affinché tutte ruotino attorno all'oggetto e si faccia una ricerca sinergica per trovare delle soluzioni specifiche per affrontare il restauro in questione. In particolare abbiamo trovato delle soluzioni interessanti per quanto riguarda la pulitura delle varie macchie, sovrapposizioni, alterazioni che interessavano le superfici. Oltre che nella soluzione acquosa idonea per pulirle, abbiamo trovato una buona soluzione nella modalità di applicazione, ovvero usando dei gel rigidi e dei panni in microfibra con una alta capacità sorgente che ci hanno consentito di ottenere un livello di pulitura omogeneo delle superfici che poi è stato rifinito con degli altri gel viscosi per rimuovere le macchie più persistenti. È interessante perché si tratta di una porzione di una nave all'interno di un museo. Quindi già la nave è decontestualizzata dal suo contesto abituale e il contesto museale è un luogo dove gli studenti si trovano ad operare non come abitualmente a loro capita all'interno di un laboratorio asettico, ma in un luogo vitale qual è il museo. L'altra cosa interessante è che il pubblico, venendo a visitare il museo, si rende conto che non è un luogo di mera esposizione di oggetti, ma è un ambiente nel quale convivono altre funzioni che lo rendono un luogo vitale, animato e complesso. Rispetto a altre classe che ho già fatto, specialmente non trattiamo le opere tradizionali, diciamo. Queste opere sono fatte con materiali sintetici, quindi non potevamo fare un metodo tradizionale. Quindi questo era, possiamo dire, la difficoltà, oppure possiamo dire un'opportunità bella che possiamo effettuare per nuova esperienza. Ovviamente non avendo mai applicato queste metodologie o alcuni di questi materiali, abbiamo riscontrato delle difficoltà sia dal punto di vista dell'applicazione che dal punto di vista appunto delle metodologie. Attraverso lo studio con il professore abbiamo deciso di utilizzare alcune tipologie di materiali caratteristici per queste opere all'interno dello spazio museale e altre scartandole per varie motivazioni che sono state analizzate. Rispetto a quello appreso durante i corsi, sicuramente questo corso al museo ci ha permesso di mettere in pratica tutte quelle che sono le ricette, l'utilizzo delle soluzioni all'interno delle quali vengono poi posti dei composti chimici e ci ha permesso di capire quale sia poi effettivamente il funzionamento su una superficie artistica per, in questo caso, la rimozione di sostanze grasse e sporco di deposito. La difficoltà per questo lavoro era intanto non potevo togliere dipinto dal muro, quindi sempre doveva essere verticale, quindi era molto molto diverso rispetto al tavolo, opere normale, perché di solito noi lavoriamo sulla tavola e poi appoggiamo parallele. Invece questo non potevo fare. Poi anche materiali sintetici, non funzionava metodo banale, tradizionale, sempre usavamo noi. Quindi dovevamo provare un sacco di varie prove, però alla fine io ci ho trovato un nuovo metodo. Quindi per questo, solo per pulitura, ci voleva un sacco di tempo. Stiamo parlando comunque di opere di arte contemporanea, siamo nel 1949, le opere sono di Federico Righi e di conseguenza non sono i materiali a cui siamo più predisposti, come per esempio opere della tradizione artistica o anche materiali. Alcune delle grandi difficoltà riguardano appunto l'approccio a queste metodiche che appartengono più a un ambito contemporaneo. Durante altri corsi abbiamo già lavorato su opere d'arte vincolate alla soprintendenza, in questo caso è stata la nostra prima esperienza per quanto riguarda un oggetto museale conservato all'interno del museo. Sicuramente c'è stata molta differenza tra il lavorare in laboratorio a scuola invece che qui lavorare appunto all'interno del museo in uno spazio espositivo che normalmente viene anche affittato per eventi privati, che quindi porta con sé delle criticità diverse.
Questo corso di restauro è stato molto interessante in quanto ci ha permesso di lavorare all'interno di un museo e quindi di applicare quello che abbiamo studiato, i materiali e le tecniche che abbiamo appreso e studiato durante i diversi corsi.